Buonasera ragazze, benvenute. Intanto che aspettiamo che si uniscono anche altre, mi procuro l'occorrente. Allora, ciao Stefania, ciao Clarissa, ciao Lu. Ciao Dana. Allora, come ben sapete, questa diretta fa parte della pagina Kiki Niles e stasera vedremo insieme, ciao Erika, come poter fare appunto l'effetto conchiglia con la polvere Aurora. Polvere Aurora che troverete come tutti gli altri prodotti sul sito www.kikiniles.it. Ok? Intanto lo dico subito, poi lo dirò anche a fine diretta. Iscrivetevi al gruppo, ciao Monica, iscrivetevi al gruppo Kiki Niles Shop, dove potete postare i vostri lavori, chiedere consigli, eccetera, eccetera. Vi consiglio di seguire la diretta fino alla fine, perché ci sarà una sorpresa, ok? Una decorazione a sorpresa. Ovviamente sempre a tema, ok? Sempre a tema polvere Aurora. Allora, io direi anche di iniziare, mi procuro due tip. Mi sposto i prodotti e per cominciare iniziamo con il pour line bianco. Ok, allora colgo l'occasione col dirvi: non preoccupatevi se il vostro bianco estremo base one o pour line vi risulta leggermente violaceo. Oddio, non vi vedo tutte. Francesca, Carolina, benvenute. E stavo dicendo, questo colore violaceo è perché all'interno c'è il filtro anti-ingiallimento. Una volta che avete catalizzato, polimerizzato il gel, diventa bianco, ok? Quindi è sinonimo di qualità il fatto che sia leggermente violaceo. Ora, vado a recuperarmi un attimo, a parte che posso utilizzare anche questo. Mi procuro un pennello per poter stendere un attimo a smalto il bianco e farò entrambe le tip insieme, ok? Così velocizziamo e non vi annoio. Ciao Ilaria, ditemi se vedete bene. Col vostro pennello costruttore o che usate per i costruttori o pennello colore, pulito bene, vi fate una stesura di bianco costruttore a smalto. Ok, lasciate livellare un attimo, intanto, ciao cara, mi stendo anche l'altra, in questo modo le facciamo livellare un attimo prima di entrare in lampada, eh? Ok, lascio livellare un attimino, come vedete fa prestissimo, magari girate anche un attimo la tip al contrario, ok? E vado in lampada, il tempo del costruttore, quindi 60 secondi. Intanto che passano questi 60 secondi, se avete delle domande fatele, chiacchieriamo un po'. Adesso quando uscirò dalla lampada vedrete che il bianco è perfettamente bianco e voi mi chiederete: ma perché il bianco costruttore? Adesso vi faccio vedere il bianco costruttore. Col bianco costruttore cosa si può ottenere? Cosa che se usate il bianco senza dispersione
non potete ottenere al primo passaggio. Ciao Maria. Carolina, pur line bianco estremo. C'è anche quello del base one comunque. Potete, è indifferente, potete usare sia uno che l'altro. Ora vado a prendere, questa volta utilizziamo su una, utilizziamo il pennello petalo, così vi faccio vedere come utilizzarlo. Ciao Francesca, ciao Maria. Quindi ne recupero una senza sgrassare, prendo, aspettate che mi sistemo perché è un costruttore, esattamente, vi serve il costruttore per fare questa cosa, altrimenti al primo passaggio non vi risulterà. Quindi prendo un po' di costruttore e con la punta vado a lavorare, quindi mi faccio delle linee in questo modo, ok? E cerco di stare abbastanza sollevata. Vado in lampada, questo è un passaggio un po' più lungo, nel senso che ogni volta dovete andare in lampada. Allora, vi stavo dicendo, il bianco costruttore vi permette di tenerli in rilievo, ok? Quindi ecco perché un bianco senza dispersione o un bianco diverso potrebbe crearvi dei problemi perché si abbassa subito. Al massimo potete usare un paint della linea paint bianco. Vado in lampada. Lo bloccate un attimo e continuate con le vostre strisce. Ecco, questo passaggio dovete farlo abbastanza velocemente. Se poi volete avere ancora il maggiore effetto rilievo, vi consiglio invece di sgrassare, perché così non vi scivola il costruttore. Il discorso è che però se sgrassate non rimane troppo nitida la differenza tra la riga di costruttore e la base, ok? Vado a farmi l'altra. E faccio anche l'ultima piccolina. E vado in lampada. Ops, scusate. Vi ho fatto ballare un po'. Pardon. Ok? Ora finiamo questa tipo un attimo. Mi raccomando, 60 secondi quando è tutta. No, non va bene Carolina. Sto appunto dicendo che il bianco senza dispersione non va bene perché non ha abbastanza spessore. Deve essere un costruttore perché vi lascia lo spessore. Altrimenti, se volete usare quello bianco senza dispersione, allora in quel caso dovete fare 3 o 4 passate, però dopo viene fuori una schifezza. Nel senso che non è omogeneo. Tutto lì. Quindi vi consiglio il costruttore per questo tipo di lavoro. Eccoci qua. Ora, prima di finisco questa tip, ma la polvere la metto su entrambe, quindi finisco prima una, poi l'altra, e poi su entrambe le mettiamo la polvere insieme. Ora prendo un sigillante con dispersione, Hybrid Top. Questo perché? Semplicemente per il fatto che deve andare, aspettate un secondo, a livellare quello che sono appunto le, vi faccio vedere, le scanalature, ok? Siccome sono molto nitide, deve andare a addolcire questa scanalatura, quindi vi serve un sigillante con dispersione, perché il sigillante con dispersione è più corposo, ok? Quindi arrivo subito, eh? Vediamo se riesco ad aprirlo. Sigillante con dispersione, Hybrid Top, e seguite la scanalatura del disegno, ok? In questo modo addolcisce e aspettate un attimo che si livelli. Vedete, scusate, vedete?
in questo modo addolcisce molto quello che è la scanalatura. Se poi voi vedete se è troppo, eventualmente andate a levarlo. Eccoci, questo per esempio adesso è troppo, ne voglio un po' di più qua. Ok, vado in lampada e fermo. . 60 secondi. Intanto che questa polimerizza, andiamo a prendere l'altra tip e facciamo l'altro disegno. Quindi sempre pennello molto fine, va bene lo stesso Carolina, il costruttore bianco latte va bene, non importa, perché tanto siccome fa spessore, nel senso che ne userai molto, anche se è bianco latte risulta comunque bianco, quindi va bene lo stesso. Dicevo, stavolta uso un pennello punta fine perché il disegno è un po' più fitto e quindi non voglio andare a sbrodolare. Quindi parto da questo punto perché poi sopra voglio fare una decorazione con gli strass. Quindi, anzi, vi faccio vedere, stavolta sgrasso, che così vi faccio vedere che non vi si apre più di tanto. Ok? Quindi questa la sgrassiamo, asciughiamo. Ripeto, partiamo da qui e facciamo il disegno della conchiglia, quindi le linee. Della conchiglia. Vedete che si apre di meno se sgrassate, almeno avete anche il tempo eventualmente di creare lo spessore della riga. Vado in lampada un secondo, blocco, la riprendo e continuo il mio disegno. Blocco, qualche secondo, basta che lo bloccate, lo fermate e poi finite la polimerizzazione dopo. Continuo dall'altra parte. Ragazze, per chi non c'era prima, che doveva ancora arrivare, state fino alla fine perché ho una nail art sorpresa. Sempre a tema, ovviamente. A tema polvere aurora. Vado a bloccare ancora. Ciao Valentina! Allora, questo è il Pure Line bianco estremo. Potete usare anche il Base One, indifferente. Però è un costruttore, mi raccomando. Che sia un costruttore, perché fa spessore. Deve fare spessore. Adesso non guardate come metto la tip, ma d'altronde con la tip è un problema, con la cliente ovviamente abbiamo la mano da tenere e si fa meglio, la tip è un po' problematica. Ok. Vado in lampada, fermo. Andiamo 60 secondi e finiamo. Allora, riprendo la mia tip. Vedete, questa è quella che abbiamo sigillato. Ok? Ciao Lucy! Questa è quella che abbiamo sigillato con il sigillante con dispersione. Ora la teniamo un attimo da parte e non la sgrassiamo. Aspettiamo l'altra tip. Questo per ora non ci serve più e credo neanche dopo, per quello che ho in serbo. Vado a riprendere la mia tip
e riprendo il mio hybrid top. Ok, quindi sigillante con dispersione. Anche qui cercate bene di andare nelle scanalature, di farlo entrare bene. In questo modo, essendo corposo, va a addolcire quello che è la differenza di superficie. Ok, una volta che siete soddisfatte, andate in lampada. 60 secondi anche qui. Allora, recuperiamo invece l'altro sigillante che ci serve per la polvere Aurora. Ok, perché adesso arriva la parte più divertente. Un attimo solo che finisce il sigillante di polimerizzare. Ciao Clizia! Intanto qua mi sono preparata un po' di sigillante perché voglio andare ad applicare delle microperle. Scusate, non le microperle, le mezze perle. Io le confondo sempre. Trovate tutto sul sito, anche le mezze perle. Ed ecco qua le nostre due tip sigillate con dispersione. Ora prendiamo il nostro dry top. Mi raccomando, seguite bene i passaggi. Perché sono molto importanti per avere l'effetto finale corretto della polvere, altrimenti non vi esce l'effetto, eh? Quindi seguite i tempi corretti. Allora, prendiamo le nostre due tip. Il dry top. E iniziamo a passarlo direttamente sulla dispersione del sigillante precedente. Ripeto, la doppia sigillatura serve semplicemente la prima per addolcire le scanalature e non renderle troppo nitide, la seconda perché la polvere Aurora ha bisogno appunto del sigillante senza dispersione. Ok? Quindi adesso finisco di applicare il dry top, vado in lampada, ragazze, 5 secondi, non di più. 4, 5, eccoci qua. E questo passaggio va fatto proprio subito. Quindi prendo la mia polvere Aurora, prendo il mio applicatore e inizio ad applicarlo sulla mia tip. Lo applico anche sull'altra. E voilà, il gioco è fatto. Lucidate appena appena con col vostro guanto. Andate di nuovo un attimo in lampada qualche secondo. Giusto il tempo di recuperare un sigillante, quindi il dry top, l'hybrid top, perché le polveri vanno sigillate con il sigillante con dispersione. Riprendo le mie tip, hybrid top. Un attimo perché l'ho quasi finito e quindi è un problema anche applicarlo. Un attimo solo perché
con due mani, me ne servirebbe una terza. Allora, un attimo. State attente, mi raccomando, ai sigillanti che utilizzate. Cercate di avere almeno un sigillante apposito per le polveri. Proprio un... eccolo qua. Allora. Ne ho applicato un po' su una, un po' sull'altra. Sigillate. E in questa fase di sigillatura, quella... adesso vi faccio vedere. Questa la metto in lampada, perché è finita così. Questa invece, proprio perché sono in fase di sigillatura, applico ancora qualche goccina di sigillante. Mi prendo la mia penna cera, recupero qualche mezza perla e me la applico in questo modo. Vedete? Vediamo di recuperarle, perché tra l'altro ho davanti il telefono e non vedo niente di quel che faccio. Ok. Ancora una, se viene su. Dopo voi ovviamente ve la posizionate come meglio credete. Eh? Ok. E vado in lampada. Ok, 60 secondi. Allora, come vi sembrano i passaggi? Vi sembrano semplici? Vi sembrano complessi? Cioè, io ho cercato di fare una cosa anche abbastanza semplice, così almeno è anche abbastanza veloce più che altro, perché come sapete si cerca sempre di fare una decorazione adatta per il, tra virgolette, salone, cioè una cosa veloce che non vi porti via troppo tempo. Ora, sì, l'avevo applicato qua e potevo usare il pennellino fine per mettere gli strass, va bene. Potete fare in vari modi. Allora, ora vi faccio vedere una cosa carina con i Paint Base One e la polvere Aurora. Intanto la mia lampada ha finito e vi faccio vedere appunto le due tip che abbiamo appena fatto. Ok? Vado a sgrassare, sono a posto. Eccoci. Laura, le dirette che facciamo vengono sempre salvate sulla pagina Kiki Niles, quindi tranquilla, che puoi rivedertela quando vuoi, ok? Ora, come promesso, vi faccio vedere una nail art sempre a tema pigmento Aurora, sempre con gli stessi passaggi, ma un po' più carina. Adesso vedrete che capirete. Giallo, quindi paint. Sì, puoi sigillarlo una volta o anche due, Valentina. Paint 12, Paint 15, Paint 13, Paint 9 e Paint 7. Ok? Quindi avete indovinato che cosa facciamo? L'effetto arcobaleno. Allora, andiamo, prendiamo un pennello colore, prendiamo una tip. E vi chiederete perché i paint? Adesso vedete. Quindi andiamo a fare prima di tutto la base. Quindi iniziamo con il giallo. Procuratevi un pad inumidito. Ok. Ciao Alberta. Perché non posso far tutto con una mano sola.
in questo modo, anche molto grossolanamente, perché tanto dopo vedrete che non serve la precisione. Vedete tutti i colori? Sì. Quindi prendo colore per colore. E ora prendo il blu. Ok, poi i Paint secondo me hanno dei colori stratosferici. Sono bellissimi. Aggiungo ancora un pochino di giallo qui. Ok, vado in lampada. Ora, pennello colore non ci serve più, prendiamo il pennello fine, che trovate sul sito, anche questo, è un Catize, dovrebbe essere un 09, questo. Aspettate, perché sto facendo un macello, ok. Ora andiamo a sgrassare, così almeno non ci cola tutto. Andiamo a fare la nostra decorazione. Iniziamo col Paint giallo. Facciamo le nostre righine a mo' di conchiglia. Più o meno ne verranno due o tre per ogni colore. Quindi, blocco. Sono tutti Paint perché mi serve la corposità. Ecco perché anche prima vi ho detto, o usate un costruttore per l'effetto conchiglia o usate un Paint bianco. Ok? Il Paint permette di fare queste decorazioni perché è molto denso. Appunto un Paint. Quindi prendiamo l'altro, scusate, guarda, ve li giro i numeri, che così almeno li vedete, eventualmente se volete ve li segnate anche. Vediamo di non fare danno, ve li giro tutti, così li vedete, dovreste riuscire a vederli, c'è un po' di riflesso perché purtroppo sono ancora i packaging vecchi dove non c'era sopra l'etichetta colorata. E quindi ecco, procedo. Sono vi annoiate e vado avanti con le mie righe. Se vedete che non sono troppo alte, le ripassate, ma non fatelo dopo aver polimerizzato, perché altrimenti si vede proprio lo stacco, è bruttissimo. Qua riusciamo a farne tre. Vado e blocco. Pulisco il pennello con un pad inumidito. Recupero il magenta. Recupero la tip. Qualcuno lo chiama effetto unicorno, qualcuno lo chiama effetto arcobaleno. Sta di fatto che quando ci sono i colori è sempre bello. Soprattutto se sono colori così accesi in estate, sono molto ricercati, eh? Almeno a me me li stanno chiedendo un sacco, colori così vivaci. Vado in lampada, pulisco il pennello, vado con il light green. Recupero la tip.
potete farle anche un po' più spesse con il pennello petalo, quindi farne meno, come questa tip, farne di meno e magari anche con meno colori. Poi lì è a gusto, eh? Io volevo farvi vedere un pochino di paint, che sono favolosi. Blocco, pulisco il pennello e vado a recuperare l'ultimo colore. Recupero la tip. Sì, guarda, li ho messi qua, riuscite a vedere i colori, i numeri? Sono il 12, il 15, il 13, il 9 e il 7. E sono la linea Paint. Ok, vado in lampada ora 60 secondi, così li facciamo polimerizzare bene. Andiamo a chiudere qua i barattolini, se no faccio danno, a parte che sono densi e quindi non si rovesciano facilmente, però siccome sono un po' impedita, c'ho tutto qua in mezzo centimetro di metro quadro. Allora, aspettiamo un attimo che la tip si polimerizzi, se avete domande fatele, perché io poi avrei finito, quindi approfittatene. Allora, andiamo a recuperare la nostra tip, possiamo sigillare con il nostro sigillante con dispersione, come vi ho fatto vedere prima, per addolcire appunto le, aspettate perché c'ho un pelo, per addolcire le linee, quindi sempre Hybrid Top, sigillante con dispersione. Sì, è normale Alberta, è normalissimo perché trasudano poi col caldo, è normale. Non chiuderli troppo stretti perché altrimenti ti si rompe anche il barattolo, quindi attenzione anche a quello. Ok, togliete l'eccesso se è troppo, pulite la punta del pennello e ripassate. Quindi, ripeto, con dispersione la prima volta. Vado in lampada. Grazie, Laria. Ah, poi tu sei quella dei colori, Laria, eh? Abbiamo delle infiltrate clienti, non fateci caso. Ora, una volta polimerizzato il sigillante con dispersione, prendo il dry top. Sì, perché non dovete stringerli troppo i tappi, ecco perché si rompono. Ok, ora vado in lampada, vi ripeto, 5 secondi. 4, 5. Prendo la mia polvere. Prendo il mio applicatore e inizio a picchiettare la polvere e farla andare bene nelle scanalature. Figurati. E voilà. Risigillo con l'Hybrid Top. E ho finito. Non mi si apre più. Ok. Scusate, ma con due mani ce ne vorrebbe la terza.
sigillante con dispersione, rivado in lampada e ho finito. Esatto. Mi è impossibile ripetere il tuo nome, scusami, perdonami, però ha scritto una cosa giusta, cioè in estate con tutte le linee dei gel, con tutte le marche, è normale che escano, che fuoriescano proprio per il caldo. Se potete teneteli in un posto abbastanza fresco. Ragazze, però non vi consiglio il frigo, come qualcuno ha consigliato, perché lo sbalzo di temperatura vi rovina il gel. Sì, Raffaella, la registriamo. Sì, sulla pagina potete trovare tutto. Allora, ragazze, io direi che ho finito. Adesso vi faccio vedere l'ultima tip che abbiamo fatto appena finito di polimerizzare. Eccoci qua. Ecco qui, un po' di idee per l'estate. Praticamente queste sono quelle che ho fatto da sola e queste con voi. Quindi questa, la conchiglia è bellissima anche sulle spose. Che sia con le perline o con gli strass, sono molto carine. Queste invece magari per chi va al mare è una bella idea. Niente ragazze, io ho finito, però non è terminato tutto qui, perché per tutte quelle che ci sono stasera, ve lo dico, noi su Kiki Niles facciamo regolarmente delle dirette, di solito sono 3 al mese, appunto per darvi delle idee di nail art. Poi ovviamente, ripeto, io non sono una master, ci sono ragazze molto più bravi di me, infatti voglio vedere i vostri lavori perché sono sicura che siete bravissime, però io vi lancio le idee, se mi escono bene, se no pazienza. Niente, vi ringrazio di essere state con me stasera e di avermi fatto compagnia, ci vediamo alla prossima diretta che penso sarà la settimana prossima, ok? Grazie mille ragazze! Buonanotte!